Pippo Civati di Possibile a Pistoia sostegna appunto della candidatura di Francesca Barontini. Sì, una scelta limpida di sinistra che tiene insieme tutte le energie e le forze anche in previsione di elezioni politiche che precipiteranno secondo le cronache, poi non si sa mai, abbiamo visto tante promesse non mantenute, però in un quadro di ricostruzione di una proposta politica fatta di idee però non di formule di sigle, fatta di impegni con la cittadinanza a non tradire, con un posizionamento molto chiaro, molto netto, insomma le cose semplici di una volta che forse non vanno di moda ma tornano di moda prestissimo, magari già l'11 giugno. E cosa farete appunto in caso di ballottaggio a Pistoia, un periodo insomma delle elezioni parecchio agguerrite? No, guarda, io penso che debbano decidere i cittadini, noi stiamo assistendo all'ennesima discussione sulla legge elettorale in cui tutto è bloccato, è un finto tedesco, no? In cui tutto è già deciso dalle segreterie nazionali, dai leader di partito, spesso dal capo, proprio come idea anche nei grandi partiti. Noi siamo dell'idea contraria, quindi rispetto a questa sua domanda, a tutte le altre deciderà l'assemblea di questa lista, i candidati, lo decideranno loro, io non ho nessuna indicazione da dare, né penso che sia corretto, sono elezioni amministrative, conoscono loro la situazione e anche le modalità con cui si è svolta questa campagna, le parole che si sono usate, gli argomenti che si sono scelti, quindi è una cosa molto seria che tocca ai cittadini di Pistoia che ha scelto la nostra lista. Cosa ne pensa di un possibile ritorno al proporzionale? Ma ne penso che è tutto assurdo, noi abbiamo perso 5 anni, hanno fatto una legge incostituzionale, io gli avevo detto, ci misero la fiducia, io uscii allora dalla maggioranza che disse la legge elettorale, la fiducia non si mette, vollero farla lo stesso e hanno perso un referendum che non c'entra con l'incostituzionalità della legge elettorale ma fa capire che non le hanno proprio azzeccate tutte. Adesso di corsa hanno proposto 3 sistemi elettorali diversi negli ultimi 15 giorni, l'ultimo è un proporzionale in realtà molto truffaldino, molto più simile al porcellum di quanto si pensa, un salamellum, insomma è cucinato, è insaccato, ma alla fine è sempre un po' quella cosa, nel senso che la base è proporzionale ed è abbastanza inevitabile con la situazione politica che c'è, io ero un tifoso del Mattarellum, cioè con un sistema in cui i cittadini scelgono direttamente i loro elettori, qui fanno i collegi uninominali finti, li fanno vedere ma non ne eleggono direttamente, chi vince un collegio uninominale potrebbe non essere comunque, non potrebbe non andare in Parlamento, capite che sono delle follie, mentre chi perde nel collegio uninominale se è in un grosso partito può essere recuperato. È una lista unica nazionale bloccata, che non è un tedesco, magari fosse un tedesco e che non va bene, io non so più come, poi sembra di essere antipatici, però se le fanno male le cose, se sono sempre uguali a se stesse, forse bisogna proprio cambiare genere. E dirle, dire e fare le stesse cose, se per Renzi è una sfida troppo grossa, però non dica così, è festa della Repubblica, ma non è che facciamo i miracoli. Per altri forse è il caso di ricordarsi che se si prende un impegno elettorale come si è fatto nel 2013 poi lo si mantenga, insomma, almeno un po', il più possibile appunto.